Paesaggio, cultura, identità, il turismo sostenibile delle aree interne, al centro di un incontro svoltosi a Caltanissetta nella sala degli oratori della Galleria Civica d'Arte del Palazzo Moncada sabato 5 novembre. Un convegno organizzato dall'IRPAIS, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia, in collaborazione con diversi soggetti come l'Associazione Alchimia, Assostargeo, la Proloco di Caltanissette e con il patrocinio della delegazione nissena del FAI. La definizione di area interna non è una definizione univoca, non basta essere nell'entroterra per essere area interna, ma esiste una strategia nazionale delle aree interne secondo cui i territori vengono classificati come area interna nel rispetto di determinati prerequisiti. Il territorio della Sicilia centrale non è rientrato nella classificazione, nelle scelte di politica effettuate dal governo regionale e questa è una delle motivazioni che ha portato all'organizzazione di questo convegno e che ha portato anche alla nascita di un istituto di ricerca che è il promotore del convegno stesso, che è l'IRPAIS, l'Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia, il cui scopo è quello di valorizzare, studiare, compiere azioni di ricerca sul patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale appunto delle aree interne, ma anche dei territori rurali della Sicilia. Questo incontro in fondo vuole promuovere itinerari turistici nel territorio. Il FAI ormai con le delegazioni talmente sparse in tutto il territorio nazionale è riuscito a tirare fuori dai territori meno conosciuti anche bellissime opere d'arte, bellissime notizie sul territorio, per cui penso che la collaborazione con un'attività di questo tipo può dare grossi risultati grazie al FAI. Beh, l'Italia è un paese circondato dal mare, ma è anche occupato in massima parte da territori interni che sono stati progressivamente marginalizzati dal processo di sviluppo dell'età contemporanea. Invece noi oggi ci accorgiamo che proprio questi territori sono contenitori straordinari di patrimoni, di risorse che vanno dal patrimonio culturale all'enogastronomia, dalle tradizioni al paesaggio, dalla natura all'agricoltura e così via. Ecco, la necessità è quella di integrare queste risorse tra di loro in chiave turistica.